Cerca con la luce. Signor Sindaco, signor Presidente della Regione, Presidente Bastiola, amministratore delegato del Fante, autorità tutte, care studentesse e studenti delle Università di Sassari e di Cagliari e cari amici di Terna che ci seguite da casa in ufficio forse in streaming. Intanto scusate il ritardo, è una giornata ricca di appuntamenti insieme agli amici della Sardegna, cominciata ieri con il Presidente della Regione, innanzitutto con un incontro internazionale di grande rilievo, di grande prestigio, l'incontro con il Presidente della Repubblica Popolare di Cina, e proseguita nel corso della giornata con tutta una serie di appuntamenti che vi risparmio nella loro elencazione, ma che dimostrano una volta di più quanto per il Governo nazionale sia cruciale l'investimento sulla Sardegna e con la Sardegna. Lasciatemi essere molto chiaro, breve ed esplicito. Ho tre messaggi. Il primo per le lavoratrici e i lavoratori di Terna. Noi crediamo in questa azienda. Noi pensiamo che questa azienda possa essere un punto di riferimento all'avanguardia, a livello internazionale. Il nostro governo ha voluto chiudere la pagina della quotazione di questa realtà. È una realtà che ha tutti i numeri per poter crescere ancora, ha professionalità tecnologiche, qualità delle persone. Le donne e gli uomini che lavorano per Terna devono essere orgogliosi della loro azienda come noi siamo orgogliosi di loro. E lo dico perché bisogna uscire dal racconto stereotipato per cui le aziende italiane sono aziende che non sanno reggere la competizione globale. Terna è sicuramente in grado di reggere la competizione globale e il fatto che a Codrongianos ci sia un centro di eccellenza a livello internazionale non può che rafforzare l'orgoglio di chi ha fatto la sorgente Rozziconi qualche mese fa, di chi qualche anno fa ha concluso il collegamento con la penisola e di chi si accinge a nuove sfide. Insomma, in un tempo in cui il cambio delle regole del gioco del sistema elettrico viene sostanzialmente dall'innovazione profonda che le fonti rinnovabili non programmabili esprimono, io vorrei che fosse chiaro il messaggio di un Presidente del Consiglio, di un Governo della Repubblica che crede in questa azienda e che continua ad investirvi. Il secondo messaggio è per gli amici sardi, a cominciare dal Presidente della Regione, dal Sindaco di Codrongianos, ma da tutte le realtà di questo territorio. Voi vivete una terra magnifica, una terra ricca di problemi sicuramente, ma una terra ricca di opportunità. Siamo nel cuore della Sardegna e nel cuore della Sardegna, pur sembrando lontani, siamo al centro dell'innovazione strategica. Vale per questo progetto di Terna, ma deve valere e varrà sempre di più per tutti i progetti ai quali insieme all'amministrazione regionale stiamo lavorando. Noi pensiamo che la Sardegna possa e debba fare di più insieme al Governo nazionale. E in questo senso il lavoro di Francesco e mio è da 2 anni e mezzo a questa parte improntato al desiderio di reciprocamente sostenere il grande ruolo strategico che la Sardegna può avere. Lo abbiamo visto ieri negli incontri internazionali,
lo vediamo nel capitale umano e nella qualità delle persone, lo vediamo nei progetti che abbiamo in corso e che sicuramente possiamo arricchire nei prossimi mesi. Terzo e ultimo punto, un pensiero alle studentesse e agli studenti delle università. Vi auguro dal profondo del cuore di uscire anche voi dalla cultura della rassegnazione e della lamentazione. La vostra regione ha grandi chance, sì, tutti insieme. Proviamo a costruire una visione strategica per l'Italia e per il mondo. Possiamo smettere di piangerci addosso soltanto a condizione che ciascuno di noi faccia un pezzettino. Non vi salverà qualcuno da Roma, non vi salverà qualcuno da Cagliari. Ciascuno di voi è chiamato a fare un impegno, a svolgere un pezzettino di strada. E voi avete qualità umane, educative, accademiche, che vi rendono potenziali protagonisti della competizione globale, non inseguitori in ritardo del grande sogno di innovare e di cambiare la vostra terra. Non accettate dunque di giocare alla meno. Il fatto che qui oggi vi sia un centro di eccellenza mondiale in questo settore vi spinga e vi sproni a dare il meglio di voi stessi. Se saremo in condizioni di investire insieme in questa direzione, saremo in grado di aiutare la Sardegna, di aiutare l'Italia. In bocca al lupo.